Alla batteria Paolo Forlini. Nota! Al basso Davide Afzal. Nota! Alla percussione, alle voci e al cuore Maurizio Capone. Nota! Alla bandana, al vino e agli occhiali Claudio Gnut. Nota! Alla zella Dario Sansone. Nota! Alla barba Carmine Daniello. Nota! Alla spada, al pesce spada e ai capitelli rotondi Alessio Sollo. Nota! Alla chitarra Alessandro Morlando. Nota! Alla barba, ai capelli e sigaretta Gino Fastidio. Nota! Al sentimento Nelson. Ai cori, ai capelli e alla dolcezza Sara Spritz Sgueia, Martina De Falco. All'omosessualità Roberto Colella. Alle pagarie Andrea Tartaglia. E ultimo, soltanto uno ma non ultimo, alle lute Daniele Sepe, capitone! Grazie assai! Vabbè, ci capite che vi piace questo fatto, diciamo, di perché vi sentite lute, ma in realtà siete lute, cioè, quindi voglio dire, oggi, modesti a parte, voglio diventare lute su studio, c'è chi ha fatto conservatorio e chi ha zappato il pumarò, ma sembra lute, sì. Beh, allora... La prima cosa, dobbiamo dire un fatto: noi amiamo questa storia della pirateria non perché è un fatto, diciamo, ma perché se ci pensate bene, i pirati sono stati la vera prima internazionale della storia. Non so se a me se voi sapete che è l'internazionale, ma l'internazionale è la cosa che hanno detto insieme a Bakunin e Carlo Marx. E per una quarantina d'anni fatte cagasutti, padrone di tutto il mondo. Ma prima di loro vennero i pirati. Era un'occupazione di fabbrica, era un po' come si rimane un mattino, che ne sa, c'è la Fiat a Pumigliano, se scassano cazzo, occupano la fabbrica, acchiappano a Marchionno, buffano i mazzati, lo lasciano fuori la fabbrica. Diciamo, la nave era questa, era la fabbrica. E mettevano la prima bandiera nella storia dell'umanità che non era legata
né a un sovrano, né a una corona, né a uno Stato. La bandiera nera, il Jolly Roger, e rappresentava tutti i disperati rumuni. E per noi questo è importante. Noi ci divertiamo un sacco a fare questo fatto, ci siamo divertiti pure a Fodisco. Però vorremmo fare proprio una vita agiata. Cioè vorremmo proprio campare con una Dolce Gabbana, prima, senza essere ricchiuno però. Per cui da qualche parte c'è stato un bancarello con... Starecchia frase. Ci dovrebbe essere un bancarello con i dischi di tutta la ciurma, oltre Capitan Capitone, i dischi di Newt, di Nelson. I dischi di Nelson non è cattato perché sono una truffa, ci sta la cosa, ma i dischi a rinde non ci sta. Sta sulla cosa per facciamo una cosa, se voi siete d'accordo però, se non siete d'accordo, perché noi abbiamo un sacco di pezzi per questo. Però vorremmo provare a fare